Gianfranco Massimilio, presidente dell'ente Mostra Artigianato Artistico di Guardia Grele. Una nuova edizione, pur tra tante difficoltà, ma si parte comunque dal 1° agosto, come sempre. Come sempre saremo presenti anche con il meglio dell'artigianato artistico abruzzese. Nella disavventura della mancanza di finanziamenti da parte di enti, della crisi di cui un po' in Italia si risente, dico con orgoglio che questa edizione sarà una edizione di qualità dell'artigianato artistico abruzzese. Infatti il ridimensionamento ci ha portato a invitare ad avere degli artigiani che sono il meglio, che rappresentano il meglio della produzione artigianale artistica abruzzese. Naturalmente oltre ai più di 60 sono gli artigiani che avremo con noi a Guardia Grele, ma abbiamo il concorso nazionale di orificeria, il 15° concorso nazionale Nicola da Guardia Grele, che ha attratto la curiosità di tanti maestri orafi arrivati da tutta Italia con delle opere veramente molto belle. Ci sono state nel passato diverse proposte per cercare di risolvere il problema del sostegno all'ente mostra. Qui c'è un accordo nazionale, una legge anche regionale, come diceva lei qualche istante fa, che potrebbe rappresentare una soluzione, una possibilità. Oggi c'è un nuovo strumento che stiamo studiando, che è la rete d'impresa. Con la rete d'impresa vogliamo stringere intorno all'ente mostra gli artigiani abruzzesi e parlare anche di marketing, di prospettive future, perché in un momento di crisi da un punto di vista commerciale, di vendite, gli artigiani hanno bisogno di essere aiutati nella vendita dei loro prodotti, che sicuramente sono di primissimo livello.